Allora, ciao ragazzi, lo so, vi avevo detto che ci saremmo rivisti dopo il Ferragosto, però il caso ha voluto che mi è arrivato un pacco in tempi veramente brevissimi, questo qua devo ringraziare veramente. Chi me l'ha spedito? A parte, ci troviamo qui in una stanza a voi familiare, per chi mi segue già da tempo sa che a volte d'estate sono costretto a fare dei video in questa stanza. E mia sorella mi ha portato il pacco di pomeriggio e quindi adesso facciamo che praticamente sera sopra nel terrazzo è buio, quindi non si vede niente. Domani mattina non c'ho tempo. E io soprattutto non sto nella pelle, devo aprire questo pacco che mi ha inviato Bruno Dopper. Stavolta diciamo come si chiama, perché quello è uno pseudonimo. Si chiama Maurizio Battista, che non è il comico. E non è neanche romano, lui è delle parti di Caserta, il mio amico di Caserta, così come si firma lui, diciamo così. Allora, racconto un pochino com'è andata la cosa. Con lui mi sento privatamente, aspetta che lo poso qua. Con lui mi sento privatamente durante un trasloco, che no, non è un trasloco. Insomma, ha dovuto portare dei libri da casa dei suoi, li sta portando adesso dove vive lui. E mi ha mandato una foto, no, su WhatsApp in cui mi ha fatto vedere quattro libri. E appena ho visto quei quattro libri sono impazzito, perché lui me l'ha mandato tipo come chicca, dice: conosci questi quattro libri? No, vabbè, non ve li dico, dai, comunque sia, potete già immaginare che sia qualcosa di Asimov, perché l'ho messo anche in copertina. Ancora devo fare la copertina, ma penso che lo metterò in copertina. E quindi questo è un unboxing galattico. Dice: ma tu, Andrei Asimov, non hai tutto? Sì, le cose che ha scritto lui, sì, i saggi no, ho qualche saggio, ma non li ho raccolti tutti. Ho preferito raccogliere un pochino tutto quello che ha scritto da solo anche in collaborazione con altri autori. Però quando mi ha mandato questa cosa, io sono cascato alle nuvole. Infatti, questo unboxing che io sto facendo lo faccio anche per vedere e sondare il terreno, quanti di voi, amanti della fantascienza, amanti del buon dottore, conoscono questi quattro libri che io non sapevo minimamente. E la possiamo dire, si chiama RoboCity. Cioè, io non ho visto RoboCity, quattro libri, tra l'altro quattro copertine fantastiche. Così mettiamo un pochino di suspense, ecco, così prima che lo apro. E io ho detto: guarda, non li conosco, non li ho mai visti, però mi hai fatto impazzire. Io sta cosa mi ha mandato, mi ha messo la pulce nell'orecchio. Adesso io sto rileggendo il ciclo delle fondazioni, ma appena finisco mi devo leggere questi libri, perché sono andato subito su eBay. C'erano prezzi assurdi, c'era qualcuno che lo vendeva a prezzi un pochino più modici, 20 euro più 5 euro di spese di spedizione. Ecco, ve lo dico, magari se avete voglia, una volta che li vedete magari li volete recuperare. C'è scritto condizioni accettabili. Ho scritto a questo venditore, insomma, mi mandi delle foto degli interni, che vuol dire accettabili, cioè ci sono dei segni di penna, non lo so, ingiallimento delle pagine, insomma. Ho chiesto informazioni. Dopodiché ho mandato un messaggio a Maurizio. E gli ho detto: guarda, sai, ho trovato questa offerta su eBay, mi sa che me li prendo. Lui fa, dice: ma no, ma lascia perdere, non ti preoccupare. Tanto non penso che li rileggerò, te li regalo io. Ho detto: ma Maurizio, ma io non ho fatto niente per meritarmi tutto ciò. Dire. Già l'altra volta mi hai mandato tutti quei, anzi, se non l'avete visto, vi consiglio di andarla a recuperare, ma mi ha spedito tutti quei fumetti sui Fantastici 4 e tutti gli altri graphic novel che mi ha mandato, veramente, insomma, che non ho fatto niente per meritarmi tutto ciò. E dice: no, non ti preoccupare, te li spedisco io, è un regalo dal tuo amico di Caserta. Però mi raccomando, non c'è bisogno, ci fai l'unboxing, perché sennò poi sembra che io sono il classico megalomane che vuole apparire. No, io l'unboxing lo devo fare perché devo vedere, no, non li leggerò nell'immediato, giusto? Però sono curioso di sapere quando, perché tanti. Quando parlo dei romanzi di Asimov mi scrivono e quindi voglio sapere quanti di voi conoscete questi romanzi. Allora, a questo punto andiamo a spacchettarlo. Non faccio vedere qua che c'è l'indirizzo. Stavolta ci ha messo il mio nome, l'altra volta. Quindi vabbè, comunque sia, mia sorella l'avevo preallertata, però sto pacco è abbastanza blindato, in celofanato veramente alla grande. E quindi niente, ragazzi, allora apriamo, vediamo, magari poi lo velocizzo, perché qua ci devo andare con calma. Quindi vediamo un pochino di dove andare. Cerchiamo di
di aprirlo. Ho portato anche una forbice. Vediamo da che parte. Mi pare che c'era un punto debole qua. Vediamo se riesco ad aprirlo. Sono riuscito a trovare il bandolo della matassa. Ecco, magari una volta che riesco a fare un'apertura qui, magari li riesco a sfilare. Oh, guardate quanta professionalità ci ha messo, veramente. Eccolo qua, tiriamolo fuori. Sono curiosissimo di vederli. Tra l'altro c'è anche una chicca. Una chicca io già l'ho vista. Però prima vi faccio vedere i libri. Allora, andiamo con calma. Adesso non mi ricordo l'ordine. Allora, praticamente questi, parliamo, ve li faccio vedere e poi vi dico qualcosa, perché io un pochino mi sono informato. Allora, Robusiti di Isaac Asimov. In realtà vedete qui sotto che c'è un altro nome. Quindi c'è Odissea, Michael P. Kube e McDowell. McDowell, sì, l'ho detto giusto. Poi, tra l'altro, quello che io ho letto c'è scritto anche qua, quindi lo posso leggere dal retro copertina. Sospetto di Mike McQuay. E poi Cyborg di libro terzo, ci sono scritti libro terzo, William Fi V. Io so qua Cyborg, copertine spettacolari. E poi Prodigio di Arthur Byron Cower. Libro quarto, vi faccio rivedere di nuovo. Vi lascio anche qualche secondo per ammirare queste meravigliose copertine. Ora me le metto tutti avanti qua. E il libro primo e il libro secondo. Meravigliosi. Allora, quarto, terzo, secondo e primo. Allora, vedete ragazzi cosa sono? Sono mantenuti veramente in condizioni eccellenti, eccellenti. Questi qua, ragazzi, sono libri di 30 anni fa, più di 30 anni fa. Allora, guardate un pochino, per la prima volta, eccezionalmente, Isaac Asimov apre il mondo dei suoi robot e lancia una sfida ai più brillanti talenti della fantascienza contemporanea. Io vi ho fornito le regole di un universo governativo dalle leggi della robotica. Voi che cosa sapete dire di nuovo? I risultati sono tali che Asimov ha voluto dare il proprio nome a questa eccezionale serie. Benvenuti a RoboCity. Praticamente lui ha istituito, no, le leggi della robotica. E qui, da quello che io ho letto, questi autori che si assecondano, ogni libro è un autore diverso, e invece creeranno qualcosa di nuovo. Dovrebbero esserci le leggi dell'umanica, mi ricordo di aver letto così, che stabiliscono gli stessi robot in seguito a una carenza, diciamo così, di inventiva da parte degli uomini. Hanno inventato queste leggi, quindi sono curioso, molto curioso, di leggere questi romanzi, perché in ognuno dovrebbe esserci una prefazione di Asimov. Vediamo, qua c'è un'introduzione. Qui. Introduzione. Vediamo se è a firma sua. Questo me l'ha detto Maurizio. No, non c'è scritto. Vabbè, comunque sia. Le introduzioni dovrebbero essere a mano sua. Sì, perché poi qua parte, quindi c'è scritto anche in quello là che abbiamo detto noi. Comunque sia, lui li ha rivisti. Questo è dell'87. Insomma, sono fra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, perché poi nel 92, come sapete, Asimov ci ha lasciati. E quindi li ha revisionati, li ha guardati, ha messo il suo nome, quindi RoboCity di Isaac Asimov. Quindi mi fido ciecamente del giudizio. Tra l'altro Asimov ha curato anche tutta una serie di racconti che ha curato lui, le grandi storie della fantascienza. E quindi Asimov, tra l'altro, ha gestito per anni anche una rivista e sono tenuti perfettamente bene. Raga, lui certamente se ne intendeva, non avrebbe mai messo il suo nome su roba che non sarebbe valsa la pena. Ma adesso arriviamo alla chicca che mi ha detto. Questo è un articolo di Repubblica, datato venerdì 26 marzo 1993. Ragazzi, io avevo 10 anni, appena fatti, che li faccio a gennaio, quindi ero un bambino di 10 anni quando usciva questo articolo, che io ora maneggio con grandissima cura. Ve lo faccio vedere addirittura a voi prima che lo guardi io. Vediamo cosa c'è. Vediamo qua.
Allora, qua dice cultura, quindi già siamo nell'ambito della cultura, come avete potuto vedere qui. Un anno fa moriva il celebre scrittore di fantascienza. Ora negli USA e presto anche in Italia esce il suo romanzo dedicato al ciclo della Fondazione. Credo si riferisca a Fondazione Anno Zero, di cui vi ho parlato io. È un grande affresco sulla razza umana e sul suo destino diviso tra decadenza e ostinata ricerca di sopravvivere. Nasce spontaneo confronto con Philip Dick. Io, ragazzi, Philip Dick è un autore che a me non piace. Vabbè, ora questo articolo già parte male. Il confronto, secondo me, non c'è assolutamente nessun confronto, nessun paragone fra Asimov e Philip Dick, però né come scrittura, né come, ma sì, forse come idee, come cose, però secondo me Asimov sta veramente nell'Olimpo. Allora, L'ultimo robot è un articolo a firma di Romano Giachetti, non ve lo leggo tutto, io naturalmente ora me lo leggerò con calma. Ecco cosa c'era dietro l'impero intergalattico. Gibbons fu il suo modello. Ecco, sì, è vero, perché Asimov, quando ha tracciato, diciamo così, tutta la storia così futura dell'impero galattico e tutto il resto, si è ispirato naturalmente all'impero, no? Tra l'altro, vedo qua c'era messo proprio il libro Il declino e la caduta dell'impero romano di Gibbons. Questa era una cosa che io naturalmente sapevo. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Guarda, cerco di capire anche meglio cos'è questo disegno che ci ha messo qua. Comunque sono veramente molto emozionato ad avere questo articolo. Maurizio mi ha detto, guarda, c'era insieme a questi libri, c'era questo articolo, è sempre stato lì insieme a questi libri e mi sembra giusto lasciarlo lì. Ragazzi, Maurizio è veramente una persona di una grandissima cultura, veramente una persona d'oro. Io non saprei come questi libri si li poteva anche tranquillamente rivendere sulle sue eBay. C'è gente che li vende anche a 45 euro, 50 euro, e lui me li ha regalati veramente. Poi tra l'altro, amante lui della fantascienza, amante di Asimov, e vi dicendo, si è liberato di questi di 4 libri. Non starò tutta la vita veramente a ringraziarlo. Tra l'altro lui ha una cultura pazzesca per quanto riguarda anche il mondo dei comics, quindi Fantastici 4. Ora io, da settembre, gli ho anticipato che prenderò il primo numero della run degli Avengers, e lui già mi ha cominciato a raccontare qualcosa su Capitan America, insomma, di dicendo. E è un piacere, ragazzi, quando mi dicono il piacere di avere un canale, qual è? È questo qui. Il piacere per me, almeno per me, il piacere di avere un canale è questo qua. Scambi culturali, scambi, mi stanno arrivando regali a piovere. Non so veramente. Mi vedete ridere da solo perché, ripeto, alla notizia l'avrei comprata immediatamente su eBay, però mi sono stati donati veramente da una persona che considero veramente un amico e che un giorno vorrei veramente conoscere. Se mi capiterà di passare le parti di Caserta, certamente ci incontreremo e gli stringerò la mano, gli offrirò naturalmente qualcosa, che siamo rimasti così, che se ci vediamo a qualche... non riesco a togliere gli occhi di dosso, abbiate pazienza, e se ci incontriamo a qualche fiera, naturalmente io ricambierò alla grande, perché veramente ciò che mi ha regalato per me è di valore pressoché quasi inestimabile. Io certamente non me ne libererò mai di quello che mi è stato dato, di quello che mi è stato donato. E niente, ragazzi, non so veramente più come volo, vado a spulciarmi un pochino questi libri. Anzi, in realtà ora dovrei andare a mangiare, che mi stanno aspettando. E noi però stavolta sicuramente ci vediamo, perché lunedì parto, quindi sicuramente ci vediamo dopo Ferragosto e vi parlerò del romanzo, appunto, delle Cronache della Galassia, che di Asimov, quando poi torno lo finisco, perché ora sono... L'ho abbandonato in seguito a tutti questi video, queste cose che ho fatto in questi giorni. Quindi poi, ragazzi, ci vediamo dopo Ferragosto. Ciao, passate buone ferie, insomma, divertitevi a mare, buone letture, soprattutto buone letture. Ciao.